Marte, ringrazio davvero il dottor Zoli che è una miniera di iniziative, ha la visione non solo notturna ma anche la visione strategica. Noi ci siamo conosciuti, ne parlavamo prima, quando ero ministro dell'interno, perché era venuto a farmi una proposta oscena tra virgolette, e cioè impiantare in Lombardia il primo vero progetto di 112-2, numero unico di emergenza. Era una direttiva europea che in Italia non si applicava, c'era stata una sperimentazione negli anni precedenti a quando io ero ministro in Campania che non aveva funzionato, e lui mi ha detto: noi siamo pronti a farlo. 112-2 vuol dire 112, 113, 115, 118, ciascuno di questi numeri, aveva una centrale operativa in ogni provincia, 12 per 4, 48 centrali operative, adesso ce ne sono 3 centrali operative, il che vuol dire che si riducono i costi, si riducono i tempi di intervento, e spesso la stessa centrale che riceve due telefonate, una 112 e una 113, per lo stesso incidente, si riesce a stabilire che è lo stesso incidente, invece di mandare due o tre pattuglie se ne manda una sola. Oggi la Lombardia anche in questo è capofila, l'abbiamo realizzato qua il 112-9, e grazie a questa concreta realizzazione la Lombardia sta già collaborando con diverse regioni, Lazio, Friuli ed altre regioni che vogliono, la Liguria, che vogliono copiare il nostro modello. Ed è una visione che lui ha avuto e che io ho sostenuto come ministro dell'Interno, con qualche difficoltà a Roma, non qua, perché la polizia diceva: perché dobbiamo rinunciare al 113 e dare il numero, usare il numero dei carabinieri? Non è questo, è che l'Europa ha deciso il 112 e non il 113. Ci siamo riusciti con la sua caparbietà e con l'alleanza tra le istituzioni, ed è un successo davvero che c'è e che si è realizzato in regione. Ora questa nuova iniziativa, qui ci sono le due parole chiave: innovazione e sinergia. Innovazione, come si è detto, noi avremo il sistema più evoluto al mondo, noi siamo siamo sempre predisposti a questo. La Lombardia ha la vocazione dell'innovazione, della ricerca e dell'innovazione. In tanti campi, in tanti settori innoviamo, siamo i primi, non solo in Italia, e abbiamo l'ambizione di esserlo proprio in un settore in cui la regione ha una competenza importante, i sindaci hanno una competenza importante, cioè il sistema di welfare, il sistema di assistenza, che non è solo l'ospedale, il pronto intervento, ma tutti gli annessi e connessi, come abbiamo sentito dal sindaco, con ricadute positive anche poi sul turismo. Quindi è un investimento non solo nella salute dei cittadini, ma è un investimento sul territorio. È per questo che non credo ci saranno reazioni negative. Sì, qualcuno protesterà perché gli arriva l'elicottero lì, ma basta spiegargli che si salvano le vite umane e l'obiezione si supera. Innovazione, siamo pronti a farlo, soprattutto perché finora Zoli non mi ha chiesto soldi, quindi riesce a gestire questo investimento senza particolari o risorse aggiuntive da parte della regione, ma noi siamo pronti. Ovviamente le risorse per queste buone cause le troviamo sempre. Sinergia, è stato detto chiaramente, ed è la strada che io voglio seguire, quella di fare una rete sovraregionale del soccorso, del pronto intervento. AREU, agenzia regionale, agenzia macro regionale dovremmo chiamarla, per l'emergenza e l'urgenza. Ci sono già le condizioni, come si è visto, Piemonte, Veneto, Emilia, Trentino, ma io andrei anche oltre, abbiamo parlato della Svizzera, della Rega. La Svizzera, tutta la Svizzera fa parte di questa nuova macro regione delle Alpi, nata a fine gennaio per volere della Commissione europea, nata in Slovenia, a Brdo,
di questa macro regione fanno parte 7 stati, 8 regioni italiane, tutte quelle coinvolte, dalla Liguria al Friuli. Ci aggiungiamo anche l'Emilia Romagna, anche se non fa parte della macro regione delle Alpi, ma c'è tutta la Svizzera dentro, c'è tutta l'Austria, tutti i paesi, 48 regioni che hanno a che fare con le Alpi, con le montagne, e si sa che lì è più difficile arrivare, perché in pianura ci arrivi più facilmente, no? Andare a scalare la montagna è più complicato. Allora, questa esperienza dell'Areo, questo modello, io voglio portarlo proprio all'interno dell'assemblea della macro regione delle Alpi, perché non siano coinvolte solo le regioni italiane, ma anche le regioni degli altri paesi che confinano con noi, a cominciare dall'Austria e dalla Svizzera. Creare una rete macro regionale che metta in sinergia le iniziative, le risorse, i mezzi, le strutture e anche gli ospedali, perché per un cittadino che ha bisogno di aiuto, che si trovi di qui o di là del confine provinciale o del confine tra l'Italia e la Svizzera, non cambia niente, vuole un intervento, vuole un aiuto. Noi stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato questo modello che può essere portato alla condivisione di tutte queste regioni che fanno parte appunto della macro regione delle Alpi. È uno dei progetti importanti che riguarda appunto la sanità, che riguarda il pronto intervento, che riguarda la sicurezza dei cittadini, che io porterò alla prossima incontro, alla prossima assemblea della macro regione. Sono convinto che anche su questo punto, su questo terreno, su questo progetto ci sarà la condivisione di tutte le regioni e della Commissione europea. Grazie ancora, dottor Zoni, grazie.